c'è niente qua. Allora, non salire. Ce l'ho fatta. Questa è una cosa che solo Londra può aver costruito. Oh, va bene. Ma come la fermiamo se una parte è lassù in cima? Diamo un'occhiata. Qualcosa lì sembra come gli effetti che abbiamo visto nell'ultimissima parte del gioco base, no? Con beta, eccetera. Boh, non so se quelle cose lì. Una specie di flusso di nanomacchine. Color oro marrone. Ma ci sarà un modo per fermarla. Qua c'è crociera. Bene, qui dietro cosa c'è? Ci passi lì, ma vediamo un attimo ancora. C'è qualcos'altro a questo livello qua. Trovato qualcosa? Forse sì. Ci va. I soliti finti folli. Anche qua baule, anzi qua invece, anche qua penso ci arriva fino a lì. Questa torre l'ho creata apposta per te. Bene, una registrazione di lui. Serve a ricordarti che a differenza dei miei ex colleghi sono un passo. Aspetta, questo si gira. Non promette bene. Farà sparacci. Rischio di arma zenith. C'è un punto rosso. Io attiro il fuoco. Tiralo però. Andiamo su. C'era un. C'è modo rapido di salire. Qui c'è un punto giallo. Per rifare tutto. Cosa sta roba? È qualcosa che io farò. Non so dove tu sia finita, ma spero ti manchi poco. Sono stufa di fare il bersaglio mobile. Resisti sempre. Eccolo. Devo mirare altrove. No.
potrei capire come spegnere l'arma. Prendi questo! Preso! Sei incazzato. Ce ne sono altri due adesso. Sono viva! Ehi. Entrassi. Torno a fare da entra. In alto. Si gira di qua. Se fu. Come facciamo a fermare questa parola? Io attiro il fuoco. Forse non ho fatto caso, avevo poca vita, evidentemente. Comunque non me l'aspettavo. Non c'era appunto un passaggio, ma no. È un giallo dovuto al... Okay, cioè, però devo ridistruggere questo. Cioè, la macchina è partita. Se avessimo fatto l'override, però invece il coso c'era ancora. Tenere d'occhio la vita. Non so dove tu sia finita, ma spero di farti poco. Sono stufa di fare il bersaglio a volte. Cosa sta seca? Bene, sbagliamo qualcosa. Credo che sappia cos'è la tua, Aloy. A riparo. Avanti, spara a lei, non a lei. Non c'è niente da esaminare, quello lì l'obiettivo. Andiamo. Sei arrabbiato. Anch'io, grazie. I pilastri sembrano reggere. Devo andare un attimo frontali, ma... Sì. Qua. Basta. Tutti i critici sono bobina. Se esco da qua. È stata posta. Ah, non so cosa hai fatto a parte fare da esca. Beh, non è andata esattamente come previsto. Eppure, eccomi qua. Ora la tua macchina può portarci a Vetta Stellata, giusto? Sì. È volata via dopo lo schianto, ma la posso richiamare. Presto ritroveremo mia sorella e l'antenato vivente che stai cercando. Ma forse è meglio che io sia voce... a fare rapporto, anche solo per dire. Ha una voce simpaticissima già da adesso. Bene. Ci rivediamo all'insediamento. Quando sorride a noi. Sono contenta che tu sia qui. Aspetta un attimo. Non è che queste qua si mettono insieme.
Boh, per un attimo, no? Sono contenta che sei qua. Oh. Sai che è diversa dagli altri Quen. Questo è certo. Con la torre sistemata piace, posso eh? Esplorare l'area prima di vedermi con lei. E fare un po' di scorta di risorse. Allora, come? Cos'è? C'è ancora... L'ho preso. Mi domando se c'è qualcos'altro. Lo vedremo così lì c'è il coso, l'aggancio. No. Lei viene da annullare le cose col cerchio, ma è meglio non farla sta cosa. Eccolo qua. Benissimo. Si torna. Allora era, come dicevo, era solo temporaneo una cosa. Allora, il paticone. Ma com'è che si controllava? Mix mi sembra che... Questi grattacieli non c'è qualcosa in cima magari? Andare a fare un giro sopra. Colloca i tasti. È bello che non me li sta facendo vedere. Era R1. R1 sale, mi sembra R2 scende, poi l'altro L non fa nulla, questo ok, non c'entra nulla. Come si faceva a fermarsi? Non è il quadrato, è il cerchio nemmeno. Il cerchio si sgancia. Com'è che lì? Impostazione, vediamo un attimo. Comandi. Moto, monta, volo. No, il cerchio rallenta, appunto. Prendi quote, riduci quota. Avvitamento. Per scendere, scusa. Vabbè. Allora. Cinque punti adesso. Abilità. Sì, no, interessante. No, dov'è che era? Suonatore pulsi, no? Sono gli scudi. Ho agganciato. Quando sei la distanza giusta premi X durante un salto. Ma... Ok, abbiamo preso. Questo marchio di caccia. Grazie a una funzione speciale del focus, i tuoi prossimi attacchi con qualsiasi arco da caccia marcano i bersagli che hanno maggiore probabilità di subire colpi critici. Questo. Potrà attaccare con quanto Spectre mentre plani. Questo, boh, per ora non ce l'abbiamo. Comunque facciamo così. Così sblocca questo in pratica. Vabbè, se la distanza è giusta, ok. Planata, non ce la spiega. Cioè l'altra non... Sì, la planata non ce la spiega. Straniera, facciamo uno scambio? No. Mi stai antipatico, non voglio scambiare nulla con te. Nemmeno una parola. Salve, eh.
Che ne dici, andiamo? Bene, allora, siamo pronti ad andare a Vetta Stellata? Aspetta un attimo, in effetti lei ha parlato di scorte, forse comunque un controllo al baule non sarebbe male. Beh, che era proprio da quello là, no? Dall'antipatico. Eccolo lì. Non so, mi sembra che fosse, cioè, accedere alla mappa, ma adesso, ok, adesso non... Ovviamente usciranno delle patch. Sicuramente ci sono delle cose da sistemare. Bene, allora, siamo pronti ad andare a Vetta Stellata? Tecnicamente ci serve l'altra anche, certo, però. Andiamo. Andiamo a vedere. E adesso? Teen questa scena. Qualcosa non va? Tutto a posto. È un po' stretto a vivere. Oh, merda! E non mi fiderei molto nemmeno io, direi. Anche perché può anche avvitarsi. Ah, guarda che adesso ci dice. Monte era quadrato. Capiremo se l'antenato vivente c'entra qualcosa con la sparizione della mia gente. Occhio, saltando. Sì. Potremmo trovare dei dati che il tuo focus non sarà in grado di leggere. Ti invio un aggiornamento, così puoi vedere quello che vedo io. Oh, grazie. Hai dimestichezza con il focus. È per questo che la tua tributia è marginata? No, non proprio. Mi hanno emarginata alla nascita. Anzi, quello che so fare ora, compreso usare il focus, l'ho imparato loro malgrado. Questa la conosco. Beh, ci si abitua. Cosa? Salire in groppa a un solcasole? Anche. Però, mi raccomando con questo affare, eh? Certo. Un po' di LOD, ho visto. È una mappa. Sulla spiaggia sono alcune delle nostre pattuglie scomparse. E mi sembra di vedere delle strutture sulla collina. Come diceva il divinatore, vai. Proviamo a seguire le loro tracce. Atterriamo. Sembra che ci siamo. Terraferma. Grazie agli antenati. Bene, seguiamo le tracce della tua gente. Capiamo che ci facevano. Sembra che si siano lasciati dietro un po' di roba. Io non ho tenuto premuto comunque. Però ho fatto un bel saltone lo stesso. Là c'è il nostro amico. Anzi. C'è due. Che scherza. Ha rotto le palle già uno. La ballista ha perforato la corazza della macchina. Questo dardo sembra molto solido. I miei hanno dovuto combattere mentre costruivano, ma questo non li ha fermati. Seguiamo le tracce. Non sai riempire le solite piante, quelle? Meglio restare da questo lato. Un'arma della Marina Quen. Per costruire ponti di corda e difese perimetrali.
Andiamo più su. Qui la tua gente si è data da fare. Ma perché? Non so, però Londra c'entra di sicuro. Beh, avevano messo delle scale per salire fino a quello scavo, ma adesso non ci si può arrivare. Allora dobbiamo arrangiarci. Andare volando non si faceva prima? No, perché sennò non vedevamo la scenetta. È una buona idea, ma mi servono altri appigli. Non ce la fai, non ce la fai. Però modo, questo cosa ci fa? Volevo portare sulla balista l'acqua qua. Ok, allora vediamo di capirci. Perché non sali lì? Potremmo arrampicarci fino allo scavo. Se solo avessimo più appigli. Ce la fa. Quindi è che sto provando, guarda, mi sembra che si possa tirare giù quella scala lì, no? In teoria è fissa lì. Lei sta lì per... è che bisogna... un'altra ballista. Potremmo usare i dardi come appigli. Grande idea. Allora qua facciamo una... così basta, vado su a dare un'occhiata. Ah, c'è la ragazza. Devo raggiungerla. C'è una porta oltre il burrone. Vediamo di raggiungerla. Ma qua mi sembra che... andiamo a vedere cosa c'è qua. Ok, c'è da usare un'altra ballista, immagino. Cos'è questo? Meglio lasciar perdere per ora. Devo aiutare Saika a salire. Pure sulla ballista, no? Ma cosa sta facendo? La tira su, ci sarà un motivo, no? Eccolo. Il motivo. È vero che hai detto, meglio lasciar perdere per... possiamo usare la ballista, ma devo tenere ferma la gru o si sposterà da sola. Ora la sollevo e la tengo ferma mentre prendi la mira. Allora, potevi venire su prima. Che stanno tagliando gli alberi fuori, putando gli alberi. Così non fanno. Perfettamente all'altezza giusta. Si può andare.
Fammi scendere prima di farmi schiantare al suolo. Bene, la lascio. Quell'affare pesava una tonnellata. Ma la semplice ruota fa miracoli. Facciamo progressi. Già, ora si va nelle buie rovine abbandonate. Non era rosso questo. Logicamente se era arrivati qua si è diventata blu. La tua gente si è data parecchio da fare per entrare qui dentro. Come se cercassero qualcosa. Oppure qualcuno li ha costretti. Troveremo tua sorella. Non temere. Non devi mica consolarmi, sai. Sto benissimo. Io voglio aiutare. Sì. Disinteressatamente. Questo è il classico dilemma, si va prima di qua o prima di là? Sarà qua, di solito. Ecco il solo. Questo posso vado appena di leggerlo. Walter Londra, il CEO della Heaven Sent. È proprio dove vuole essere, al centro dell'attenzione del grande pubblico. Il suo stile di vita ultra lussuoso è sotto gli occhi di tutti, eppure il suo stretto entourage è sempre rimasto nell'ombra, finora. In questo scoop esclusivo facciamo luce sulla sua cerchia di fedelissimi. Fin dal loro primo incontro di 3 anni fa, Walter e la sua famosa e incantevole moglie Evelyn Day, Londra, Evelyn Day Londra, Day vuol dire giorno, sono stati inseparabili, se escludiamo le sortite di Evelyn a caccia di dinosauri sui holoschermi. 2 giorni fa la coppia è stata vista all'annuale serata di gala di Bierbeck. Wow! Il braccio destro di Londra è Jack Hoffman, ex alpinista diventato guardia del corpo. Jack ha il compito di proteggere Londra, dovunque la sua fama lo porti, ma tra i due c'è un lungo e profondo rapporto di amicizia, prima che di lavoro. Per il compleanno di Jack, Londra gli ha regalato addirittura una Marchetti Tramonto originale alimentata a gas, forse l'ultima esistente al mondo. Ecco, sarebbe. Macchina. Cos'è? A gas. Marchetti Tramonto. Cos'è? Una cucina, che cos'è? Poi c'è Nolan Bartenev, l'architetto finanziario di Londra. Potremmo scegliere un cognome che non è una città, voglio dire. Forse lui spetta il compito più divertente, a meno che non ha un riferimento metaforico, deve capire. Lui spendere tutti i sudati risparmi di Londra per differenziare gli investimenti, finanziare le attività di Londra nel settore dell'intrattenimento e tenere a galla il suo esclusivo molo per yacht nel Pacifico. Va là così, così a tenerlo in mano. Non solo, deve anche ricordarsi di saldare il conto astronomico di Selville. No, del Sevilla, il ristorante stellato preferito da Walter. Il team pubblicitario di Londra può contare sull'ambiziosa Riley Lee, reduce da una sfolgorante carriera negli uffici marketing di aziende del calibro di Stanley Marquette e First Imperator. Ora gestisce ogni uscita pubblica selezionando i pochi eletti che avranno il privilegio di avvicinarsi al genio in persona. Infine abbiamo Park Hirsch, il consulente estetico personale di Londra, la mente dietro al suo impeccabile guardaroba e la sua iconica eleganza. Con una lunga esperienza maturata nelle più rinomate case di moda e cliniche estetiche di Los Angeles. Il modo di ringraziare Park se lo stile Londra è diventato il canone di bellezza moderna. Vabbè. Vedere questa scena qua mi fa venire in mente il System Shock, mi manca. C'è quella tecnologia che c'è oggi.
non so, un bella Real Engine 5. È fantastico fare un System Shock 3, ma con gente seria, brava, capace. Stiamo attenti. Sono pronta. Nessuna macchina mi fermerà. Intanto sei indietro. Anche questi sono tra i miei preferiti. Questo cartello. Siamo nel quartier generale di Londra. Laggiù. Cos'è quell'affare? Lo scopriremo. Cos'è? Dottore nucleare. Deve essere stato un massacro questo scavo. Ha energia nucleare, cos'è? Riguardo al motore slipstream, secondo i miei ingegneri, anche in caso di incidente sarà possibile contenere la ricaduta. Ma non sanno quanto siano abili i miei nemici a cavalcare le paranoie del pubblico. Altro che ricaduta. Non c'è altro, eh? In realtà, ah, c'è anche lì. Bisogna guardarsi bene intorno, eh. Complimenti, gatti. Proiettore. È il prototipo di un motore a reazione che non è mai decollato. Avviarlo sarebbe stato troppo pericoloso. In che senso? Una volta acceso avrebbe avvelenato tutto in un'area molto vasta. Non fermiamoci. Questo motore serviva a volare tra le stelle. I divinatori sostengono che gli antenati ne fossero capaci. Sì. Londra lanciava navi nello spazio alla ricerca di risorse. Ma perché dissotterrarlo ora? Seguiamo ancora le loro tracce. D'accordo? Allora lì dovrebbe essere chiuso. Vediamo qua se c'è qualcosa. Non mi sembra. L'abbiamo già visto. Tipi lì. Fa caldino qui dentro. Wow, questo posto è enorme. E i Quen sanno come attraversarlo. O lo sapevano. Oh no,